Ciao amici value investor, molti di noi ultimamente sono ossessionati da questa situazione di inflazione alle stelle e tassi di interesse in salita verticale. E mi rendo conto che non è facile investire in questo contesto così bearish dove ogni santo giorno ci sfondano la testa con notizie terrificanti sull'inflazione che ha raggiunto livelli che non si vedevano da 40 anni e tassi di interesse che stanno facendo un bagno di sangue sul mercato azionario, facendo sprofondare come non si vedeva da tempo le azioni. E molti stanno cercando di capire cosa fare in questo momento, tanti stanno temporeggiando perché pensano che i tassi di interesse in ascesa porteranno sempre più giù le valutazioni delle azioni e che l'inflazione continuerà a comprimere sempre di più i margini delle società con effetti negativi sui prezzi delle loro azioni. E quindi aspettano che il mercato tocchi il fondo. Balla a indovinare. Altri invece si stanno chiedendo se è il caso di comprare tipologie di aziende diverse da quelle che compravano di solito e di preferire in questo momento le cosiddette aziende anti-inflazione, a prova di inflazione. E altri ancora addirittura stanno pensando di preferire il mercato obbligazionario a quello azionario. Insomma, la domanda è come investire in questo momento così particolare con l'inflazione al 9-10% e i tassi di interesse così alti che non si vedevano da 15 anni? Per fortuna questa domanda è stata fatta di recente al grande investitore Monish Pabrai e in questo video condividerò con voi la sua risposta, quindi non perdetevelo. La risposta a questa domanda, secondo Pabrai, sta nel contestualizzare questi dati e notizie che ci vengono fornite ogni giorno con il business che possediamo. Diciamo ad esempio di avere un'azienda come Costco. Ora, la domanda da farsi è: come incide il prezzo del petrolio sul business di Costco? Oppure come incide l'inflazione sul business di Costco? Ovviamente in modo negativo, perché i costi operativi del business salgono, le famiglie hanno meno soldi da spendere in Costco. Ma se compariamo questi problemi al vantaggio competitivo che ha Costco, il quadro non è poi così negativo. Ad esempio, Costco di recente ha aperto due negozi in Cina e sono incredibilmente profittevoli, un successo straordinario con folle di persone che ogni giorno vogliono comprare da Costco. Ora chiediamoci, quanti negozi potrebbe aprire Costco in Cina nei prossimi 20 anni? Ovviamente non sappiamo la risposta, ma sicuramente più di due. Potrebbero essere 200 o anche 1000. Oggi negli Stati Uniti ce ne sono circa 800, ma siccome in Cina c'è un mercato molto più ampio, potrebbero essere anche 1000 tra 20 anni. E se Costco apre in 20 anni 1000 negozi in Cina, questo sicuramente avrà un incredibile impatto positivo sul nostro investimento. E quindi tutta questa situazione attuale di inflazione, tassi di interesse, eccetera, ha un'importanza davvero minima. Pabrai dice che una volta che hai trovato un business eccezionale, come Costco ad esempio, e ne possiedi una quota, pensa a questo business come se fosse l'attività di famiglia, come se fosse l'attività della nostra famiglia. E quindi se hai una quota di Costco, che è l'azienda di famiglia, e qualcuno viene a proporci di comprare la nostra quota, noi diremo di no, no, grazie, perché tra 20 anni probabilmente avremo 1000 negozi in Cina e inoltre siamo presenti solo in 10 paesi nel mondo al momento e tra 20 anni potremmo essere presenti in 30 nazioni diverse, quindi avere magari 10.000 negozi in tutto il mondo, chi lo sa. Quindi siccome le probabilità che la nostra azienda abbia un futuro molto roseo sono elevate e le probabilità che possa avere un futuro disastroso sono molto basse, tutto questo rumore sulla situazione macroeconomica, sull'inflazione, sui tassi di interesse, eccetera, è completamente irrilevante. Non conta niente. Mentre che Costco potrà avere 10.000 negozi in tutto il mondo e fare 10-20 volte gli utili di oggi, è un dato di fatto. Il resto è chiacchiericcio, rumore di sottofondo, e dobbiamo essere bravi a separare queste due cose. Quindi non basate le vostre scelte di investimento, dice Pabrai, sulle notizie, soprattutto su quelle che fate fatica a decifrare, che riguardano cose molto imprevedibili, tipo cosa farà la Fed il prossimo mese, chi se ne frega,
Quale sarà il tasso di interesse il prossimo mese, il prossimo anno? Chi se ne frega quale sarà il tasso di inflazione ad ottobre? Chi se ne frega quale sarà il prezzo del petrolio, il rapporto di cambio tra dollaro e euro il prossimo mese? Chi se ne frega di tutta sta roba se so che tra 20 anni la mia Costco varrà molto di più di oggi? Per carità, anche a me piace parlare di macroeconomia, della situazione geopolitica, eccetera. Sono argomenti che mi appassionano molto, ne parlo con i miei amici. Ho fatto anche alcuni video sul canale su questi argomenti, ma non sono queste notizie che mi fanno decidere se comprare, mantenere o vendere un'azione. Le notizie di cui dovete preoccuparvi sono quelle che affliggono in maniera definitiva e direttamente la vostra azienda. E queste notizie sono notizie che riguardano direttamente il vostro business, non sono notizie macroeconomiche. Possono essere notizie sul prodotto della vostra azienda che è diventato obsoleto rispetto a quella della concorrenza, oppure notizie che sottolineano come la richiesta del prodotto che vende la vostra azienda è in calo da anni perché sono cambiati i tempi, le esigenze, i gusti dei consumatori e altre cose del genere. Sono queste le notizie su cui dobbiamo focalizzarci. Quindi sottolineerei come nel pensiero di Pabrai si evincono due cose. Uno, che lui sa esattamente che il mercato azionario è solo un mister market che ogni giorno ci fa una nuova offerta. Quindi, se abbiamo comprato un'azione a 200, perché secondo noi vale anche più di 200, e il prezzo crolla a 100, vuol dire che il mister market ci sta facendo questa offerta. Non vuol dire che stiamo perdendo dei soldi o che quelle azioni adesso valgono quei soldi, come il 99% degli investitori, tra virgolette, pensa. Dovete solo essere bravi a dire di no a Mr. Market quando vi fa queste offerte scandalose e dirgli è un'offerta che non posso assolutamente accettare, questi 100 euro. Perché tra 10, 15 o 20 anni la mia azienda sarà gigantesca, fatturerà molto di più, farà molti più utili e quindi potrò chiedere 5-10 volte i soldi che oggi mi stai proponendo, caro Mr. Market. Quindi torna tra 10-20 anni, al limite ne riparliamo tra 10-20 anni. E questa è la seconda cosa che sottolineerei nel pensiero di Pabrai, l'orizzonte temporale, che non ha niente a che fare con quello del 99% dei sempre, tra virgolette, investitori. Quante volte leggo nei commenti speriamo che Alibaba entro fine anno arrivi almeno a 150 dollari, speriamo che Meta entro il prossimo anno arrivi a 200 dollari. Oppure ho paura di comprare adesso a 100 perché potrebbe scendere a 80, perché magari saliranno i tassi di interesse, ci sarà la recessione, eccetera. Ma se tra 20 anni varrà 1000 invece di 100, cosa conta averla presa a 100, a 80? Corri solo il rischio di non prenderla e perderti 900 dollari di profitto ad azione. E in ogni caso, se l'hai presa a 100 e Mr. Market viene a proporti di comprare altre quote ad 80 dollari di quell'azienda, puoi sempre dire va bene, Mr. Market, le prendo. Cioè, il punto quindi è: dovete investire in questo periodo come dovreste investire sempre. Non ha senso guardarsi video delle azioni da comprare ora contro l'inflazione o contro i tassi di interesse alti, o compro solo azioni in euro perché il dollaro costa tanto. Se comprate per vendere tra 6 mesi o tra un anno, l'anno prossimo, allora sì, conta tanto il tasso di cambio, il prezzo del petrolio e così via. Ma se investite per i prossimi 10-20 anni, come dovrebbe essere, è roba ininfluente. Quindi per concludere, se siete in panico in mezzo a tutte queste brutte notizie macroeconomiche e avete il portafoglio in rosso, spegnete la TV, non guardate il telegiornale e chiedetevi solo: tra 10 anni dove sarà Alibaba o Alphabet o Eni o Intel o quelle che avete? E fate il vostro calcolo delle probabilità, quante probabilità ci sono che sia molto più grossa e quali probabilità ci sono che sia più piccola. In questo modo vi staccherete da questo rumore inutile e dall'emotività che può indurre, perché quando arriverà Mr. Market a farvi la proposta, e lui viene tutti i giorni dal lunedì al venerdì, se siete emotivamente coinvolti rischiate di fare cose stupide e poi pentirvene. Invece siate lucidi e freddi e soggiogate Mr. Market, bullizzatelo proprio. Vi vende un'azione incredibile ad un ottimo prezzo? Approfittatene della sua irrazionalità senza farvi scrupoli. Se
Siate voi a tirargli una sola clamorosa invece di farvela appioppare. Controllatelo e sfruttatelo, Mr. Market, invece di farvi controllare e sfruttare da lui. Invece di soffrire, di star male, di innervosirvi, di sentirvi frustrati solo perché magari vi sta offrendo molto di meno di quello che vale la vostra azienda. Allora ragazzi, ho voluto fare questo video perché avevo percepito nei commenti troppo panico in alcuni di voi nelle ultime settimane e secondo me ogni tanto questi video fanno bene a tutti, anche a me per carità, per rimanere calmi e razionali. Quindi se avete gradito questo video un bel like per farmelo sapere, ci vediamo alla prossima, ciao da Davide!